Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata all'altro Amaranto, diciamo così, l'Arezzo Calcio femminile, che quest'anno è impegnato nel campionato di Serie B e il settore giovanile dell'Unione Sportiva Arezzo. Come sempre faremo il punto sui vari campionati, conosceremo alcuni protagonisti e allora andiamo a ritrovare innanzitutto Andrea Tuzzi. Ben ritrovato Grazie. Andrea. E poi Artemio Scardicchio, direttore generale dell'Arezzo Calcio Femminile. Buonasera a Buonasera, tutti. Artemio, e Riccardo Boffetti, che invece è la Buonasera. nostra voce anche delle telecronache. Poi questa sera, Andrea, ci hai portato due ragazzi, degli allievi, Ieri. giusto? Sì. E allora salutiamo Matteo Calussi e Carlo Alberto Nocentini, fresco di gol, dopo ce lo racconti. Ha segnato il gol del pareggio, giusto? Domenica, del 2-2, dopo racconteremo un po' questa partita. Però partiamo da Artemio, dall'Arezzo Calcio Femminile, questa seconda gara interna contro un vero e proprio squadrone, lo dobbiamo dire, perché uno legge 1-5, ovviamente potrebbe trarre in inganno, però insomma l'Arezzo affrontava davvero una squadra molto forte. Allora direi di vedere il servizio con le interviste e poi lo commentiamo con Artemio. Va benissimo. Amara sconfitta per l'Arezzo Calcio Femminile, che tra le mura amiche del campo Laurentini perde il quinto turno del campionato di Serie B contro un attrezzato Sassuolo, importante forza del girone. Forte del ritorno della centrocampista Laura Verdi, rientrata dalla squalifica scontata lo scorso weekend, il tecnico amaranto propone nuovamente il 4-4-2 con Antonelli tra i pali, Casula, Terini, Tece, Mencucci in difesa, Baracchi, Arzedi, Verdi e Paganini a centrocampo, Nocchi e Di Fiori in avanti. Dopo una prima fase di studio a centrocampo, al 24esimo il Sassuolo passa in vantaggio. Costi sblocca il match con un preciso diagonale che finisce alle spalle di un incolpevole Antonelli. Sul finire di primo tempo arriva il raddoppio del Sassuolo grazie alla solita Costi, che servita da Corradini calcia la sfera all'incrocio dei pali. Nella ripresa, solo 4 minuti dall'inizio, arriva il 3-0. Mastro Vincenzo dalla destra dell'area di rigore trova l'angolino opposto di Antonelli. Malgrado il fluido gioco dell'Amaranto, all'undicesimo del secondo tempo il Sassuolo allunga ancora, ripletta per Accosti, trovata sul filo del fuorigioco. La prestazione delle retine è comunque tenace e decisa, ma ad 8 minuti dalla fine assist di Corradini, Faragò mette dentro la rete del 5-0. Il tempo agli sgoccioli, l'Arezzo comunque non si dà per vinto e all'85esimo guadagna il gol della bandiera con un colpo di testa di Di Fiore. Il triplice fischio del direttore di gara decreta la vittoria del Sassuolo per 5-1, ritardando l'appuntamento delle retine con la prima vittoria in campionato e fermandole al 12° posto della classifica. Manuela, quest'oggi è bene il Sassuolo, male l'Arezzo. 5-1 pesante, ma probabilmente, come dicevi l'altra volta, non sono queste partite da vincere. Sono Beh, quelle sì, io come domenica. l'avevo già letta la partita, solo che oggi noi non siamo entrate in campo neanche per un minuto, troppo molli. Il Sassuolo, come ho detto, ambisce per la Serie A, ci sono esattamente 5 giocatrici, 6 giocatrici che giocavano l'anno scorso in Serie A, quindi la differenza c'è, la si sapeva per noi che prepariamo le partite. Il problema purtroppo questa settimana è stata anche non avere un campo a disposizione per fare l'allenamento. Non abbiamo potuto fare, abbiamo fatto soltanto 2 allenamenti e sinceramente per crescere 2 allenamenti sono troppo pochi e i risultati poi si vedono. Domenica adesso un incontro col Pescara che vale un incontro più di 3 punti. Sì, speriamo di poter preparare la partita, quindi speriamo di poter trovare un campo in cui allenarci e sicuramente quelle sono le partite in cui noi dobbiamo fare punti, assolutamente, e quindi prepareremo la partita per portare a casa i primi 3 punti, che sarebbe anche ora, anche perché oggi fino al 24esimo il Sassuolo non aveva assolutamente fatto niente e abbiamo avuto una disattenzione, sulla disattenzione abbiamo preso il primo gol e poi l'altro l'abbiamo preso al 44esimo, questo è sintomo che non si era concentrate. Siamo qui con l'Atletico Sassuolo. Allora, quest'oggi Sassuolo che diciamo, ha vinto 5-1, un passivo pesante per Arezzo, un passivo diciamo, abbastanza bello per il Sassuolo, che veniva da sconfitta 1-0 contro il Vittorio Veneto, uno scontro diretto diciamo quasi. Sì, sono soddisfatta della squadra perché oggi ha approcciato bene la partita. Effettivamente domenica scorsa siamo state un po' sfortunate. Oggi invece è andata bene, soprattutto perché abbiamo sbloccato con Fabiana Costi la partita. Questo ci ha messo un po' tranquille perché non eravamo molto, molto serene, ecco, ultimamente. Mancavano i gol, mancavano i risultati e per le ambizioni che abbiamo noi
questo sentivo che stava iniziando a pesare. E però per il gioco ero abbastanza serena, devo essere sincera, perché stiamo lavorando bene e quindi i risultati prima o poi arrivano. Comunque un Sassuolo che lotta per la promozione contro Vittorio Veneto, insomma, per la promozione fino all'ultimo. Ma adesso dopo questa partita starei con i piedi ben a terra, perché dobbiamo dare continuità ai risultati e oggi abbiamo fatto un passino in avanti, però non vorrei ricaricare di troppe ambizioni e aspettative le ragazze, dobbiamo giocare partita per partita e cercare di fare il massimo come abbiamo fatto oggi. Mi dispiace oggi contro la mia amica Manuela, che forse abbiamo fatto la miglior partita del campionato, perché... mi dispiace, però faccio un grande in bocca al lupo a Manu e all'Arezzo, a Manu che è una grande allenatrice, all'Arezzo che sono sicura che insomma durante l'anno il lavoro del mister si farà sentire. Grazie. Grazie a voi. Allora Artemio, abbiamo visto, insomma, è un avversario questo di grande valore, che probabilmente ha fatto anche un mercato di alto livello. Manuela però, diciamo, diceva purtroppo non siamo neanche entrati in campo, è stata un po' severa in questo giudizio, neanche un minuto ha detto, no? Sì, diciamo che lei giustamente tende un po' a responsabilizzare sì. Le ragazze, la verità forse sta nel mezzo. Il Sassuolo è una squadra che è nata per stravincere il campionato, comunque per giocarsela col Vittorio Veneto fino all'ultimo. E i risultati finora non dicevano questo, però contro di noi hanno giocato da grande squadra, e come ogni grande squadra basta un guizzo di una campionessa, nel caso loro di Costi, per aprire una partita che poi è in discesa. Per quanto riguarda noi, sicuramente, come ha detto Manuela, abbiamo avuto dei problemi nel campo in settimana, però non posso essere una scusante, perché il tempo brutto c'è stato in tutta Italia, quindi tutte le squadre che hanno un campo in erba vera alla fine devono fare sacrifici, non vale solo per le squadre femminili o solo per l'Arezzo Calcio Femminile. È una di quelle partite che ci sta a perdere, non ci sta in questo modo, però onore al merito al Sassuolo, onore al merito a Costi che ci ha dato lezioni di calcio, soprattutto di realizzazione. Speriamo adesso nella partita col Pescara, che è un nostro scontro diretto, di poter uscire indenni, di prendere i 3 punti, quello che è l'obiettivo, e quindi staremo a vedere come va. Allora, vediamo questi risultati: oltre all'1-5, Padova Marcon 1-1, Federazione San Marinese Udinese 0-1, Castelvecchio che ha vinto 3-0 in casa del Gordige, poi il Perugia che ha battuto il New Team Ferrara 1-0, il Molese batte proprio il prossimo avversario dell'Arezzo, la Saponeria Unicross Pescara 3-0, Vittorio Veneto a valanga sul Padova 5-1 per questa classifica a punteggio pieno. Vittorio Veneto quota 15, poi insegue Marcon 11, Ferrara 10, Castelvecchio Padova a quota 9, a 8 troviamo il Sassuolo, a 7 Perugia, Udinese e Imolese, a 4 la Federazione San Marinese, 2 Gordice e Arezzo, Virtus Padova e la Saponeria che come l'Arezzo non ha vinto ancora, un pareggio e 4 sconfitte, l'Arezzo ha un punto in più in virtù di appunto un pareggio aggiuntivo rispetto alla formazione abruzzese. Riccardo, diceva bene però Manuela, nel senso, però prima del gol la gara era stata, nel senso, non c'erano stati particolari sussulti, no, da parte del Sassuolo. Beh, diciamo di no, era stato un Sassuolo che dal primo minuto comunque ha cercato di controllare la partita con Radini e Prost a centrocampo, facendo girare bene la palla. E il gol ha un po' tagliato le gambe all'Arezzo, ma la squadra di Manuela Tessa poi ha cercato anche di trovare, insomma, qualche trama offensiva. Mi ricordo di Fiore, che prima della seconda rete subita ha cercato la rete del pareggio, è stata bravissima Tasselli a negargliela, e poi è arrivata Doccia Fredda, la rete del 2-0 al 44esimo, prima di rientrare negli spogliatoi, probabilmente ha un po' spento il gioco poi dell'Arezzo, che fin lì si stava muovendo abbastanza bene, anche considerando la potenza tecnica dell'avversario, e che poi nel secondo tempo probabilmente non è riuscita a rientrare, diciamo, quasi in campo la squadra aretina, e difatti poi è finita con un 5-1. Però la rete finale fa ben sperare comunque per l'Arezzo, che comunque ha dimostrato nonostante tutto di riuscire a tirar fuori l'orgoglio quando serve, quindi contro il Pescara rimaniamo abbastanza ottimisti. Ecco, poi insomma, la società ha fatto anche una politica in cui
diciamo, ha ingaggiato questa allenatrice con vanto, no? Comunque per Arezzo, e poi punta molto anche sulle giovani. Sì, allora diciamo che la classifica non deve ingannare, questo sì. È il campionato che noi ci aspettavamo di fare. Io continuo a dire alle ragazze anche nelle interviste che noi ci salveremo all'ultima giornata. Ne retrocede solo una, quindi immaginate bene che fino all'ultimo staremo in quelle parti là, ma questo non per essere scaramantici o per essere pessimisti, perché più o meno conosco il livello delle squadre, so che siamo in quattro, che punto più punto meno ci giocheremo la salvezza fino all'ultimo, e noi abbiamo puntato molto su Manuela e sul vivaio Aretino. Manuela è un'allenatrice molto brava soprattutto con le giovani, quindi non abbiamo voluto fare grossi acquisti di nome e abbiamo più puntato a prendere un'allenatrice che le facesse crescere. Poi è ovvio, se avessimo avuto la possibilità di prendere i nomi come ha fatto il Sassuolo, è chiaro che non ci saremmo tirati indietro, però ognuno deve fare i conti con le proprie risorse. Nel Sassuolo è stato entrato a piedi uniti nel calcio femminile il presidente Squinzi, che ha una squadra di Serie A, quindi per lui spendere due spicci per il femminile non c'è nessun problema. Esatto. Io dico sempre che come per me spendere 20 euro, per lui spendere quei soldi. Quindi è chiaro che per loro è stato più facile, ognuno fa il mercato, questo avviene anche nel calcio maschile, in base al budget che ha. Noi però abbiamo fatto una scelta precisa, un'allenatrice brava che possa far crescere tutto il gruppo, perché alla fine paga di più del singolo acquisto. Anche perché poi le stagioni passano in fretta e il lavoro invece rimane. No? Esatto, il lavoro con le ragazze rimane, e quindi anche se un giorno Manuela dovesse lasciarci magari per andare in squadre blasonate, che poi è quello che merita, noi sappiamo che il suo lavoro rimarrà nel background delle nostre ragazze. E che perché insomma... Le società sane programmano e sanno anche aspettare, no? Poi essendo per fortuna non avete pressioni, immagino, no? Esterne, quindi esatto, a parte proprio, di far quadrare i conti. Visto che parliamo del Sassuolo, proprio il Sassuolo maschile è un chiaro esempio di quello che sto dicendo. Il Sassuolo, quando è arrivato in Serie A, non ha subito fatto grandi acquisti, ha programmato e nel giro di pochi anni, mantenendo sempre lo stesso allenatore, lo stesso gruppo, è riuscito ad arrivare in Europa. È chiaro che questo è un esempio un po' più grande, noi nel nostro piccolo cerchiamo di crescere di anno in anno, siamo tutti abbastanza giovani e quindi non abbiamo fretta di ottenere tutto e subito. Piano piano cresceranno le ragazze, cresceremo noi dirigenti e quindi crescerà tutta l'Arezzo Calcio Femminile. A proposito di dirigenti, da quando sei arrivato? Tu vieni vetrine come quelle di Roma, che sul calcio femminile ovviamente sono avanti, no? Rispetto anche ad altre piazze, però da quando sei arrivato comunque ci sono stati, oltre al campionato che è diventato quello di Serie B, tante cose sono state fatte guardandosi indietro, no? Sì, diciamo che è stato fatto tanto, è stata aumentata di tanto la comunicazione, questo ci ha reso molto visibili all'interno della città, soprattutto grazie a voi ed altri mass media che ci hanno dato questa possibilità. Poi sono state fatte tante iniziative per le più piccole, adesso possiamo vantare un settore pulcine di circa una ventina di bambine, abbiamo fatto tante manifestazioni. Siamo cresciuti sotto ogni punto di vista, perché pure i dirigenti e gli istruttori stanno crescendo di pari passo con tutta la società. È quello che la Presidente un anno e qualche mese fa mi aveva chiesto. È chiaro che tra mille difficoltà nessuno ha la bacchetta magica, anche se ci piacerebbe averla, ma ancora non l'ho trovata. Però tra mille difficoltà ognuno di noi ci sta mettendo del suo, quindi ci tengo a dire che il merito è veramente di tutti. E non di una singola persona, non è della Presidente, non è il mio, non è dell'allenatrice, è di tutti quanti, perché in una squadra di calcio, e questa non è retorica, sono tutti importanti, dal ragazzo che fa il magazziniere fino all'allenatrice della prima squadra. Se tutto non funziona come si deve, non andranno bene le cose. E siete soddisfatti, ecco, hai detto, no, di quello che voi avete fatto per dialogare con la città? Le risposte della città, ecco, ci sono state, vi soddisfano? Allora, a livello mediatico tantissima risposta e siamo soddisfattissimi di come tutti i tuoi colleghi hanno risposto. A livello di presenza sul campo un po' meno, però è anche vero che noi giochiamo di domenica pomeriggio, quindi l'unico giorno che magari il cittadino medio può prendersi di riposo e quindi rimanere a casa. Però le persone ci riconoscono per strada, ci fermano, ci chiedono, ci dicono e ci dimostrano di seguirci sui social, quindi un primo passo è fatto. È chiaro, sarebbe più facile giocare il sabato, come avviene ad esempio in Serie A, però cercheremo poi un giorno magari di arrivarci e quindi di riuscire a portare più pubblico. E siamo anche soddisfatti dell'apporto che ci dà l'US Arezzo, che da subito, non solo perché è costretto dalle norme, ma proprio perché ha creduto in noi, c'è sempre stato vicino, siamo stati con loro alla presentazione ufficiale, siamo con loro in diversi eventi, ci hanno già invitato
in qualche partita tipo quella con Racing Roma, quindi nel complesso siamo soddisfatti. È chiaro, abbiamo tante idee in mente, tanti progetti da portare avanti, quindi siamo solo all'inizio di un percorso. Riccardo, che cosa ti ha, rivedendo anche le prime gare, dove è migliorato l'Arezzo? Secondo te quanto può migliorare ancora? Beh, sicuramente è migliorato molto nel gioco, anche facendo anche un paragone brutto, diciamo, rispetto alla scorsa stagione, è migliorato molto nel gioco palla a terra, la difesa è molto più solida, le ragazze riescono a capirsi anche meglio, perché comunque è rimasta la struttura ossea della scorsa stagione, più sono state aggiunte, grazie alla campagna acquisti Serie B, ragazze nuove che sono inserite subito nel gruppo. E continuando a giocare così, probabilmente la salvezza non sarà un miraggio. Certamente, come diceva Artemio, conteranno molto gli scontri diretti contro squadre come Virtus Padova, Gordice e come contro il Pescara proprio domenica. Quindi saranno partite in cui l'Arezzo deve cercare di portarsi assolutamente a casa i 3 punti. Ci fermiamo un attimo, tra poco inizieremo a parlare anche di giovanile, poi facciamo la panoramica e poi torneremo anche a parlare di femminile. Ci rivediamo tra poco. Eccoci rientrati, allora iniziamo anche con Andrea a parlare di calcio giovanile a Amaranto. Intanto vediamo il primo campionato, che è quello Berretti, dopo il 3-3 rocambolesco della settimana scorsa, con Arezzo che con Bonfini pareggiò all'ultimo istante praticamente con il Siena, è arrivato un altro pareggio, il primo punto esterno della squadra di Abruscato, 0-0 in casa della Carrarese, poi Gubbio Lupa Roma 2-2, Livorno Olbia 1-1, Pontedera Lucchese 0-0, il Siena si è rifatto battendo 4-0 la Pistoiese, tutto cuoio che è la formazione capolista proprio con il Siena, ha battuto 3-0 il Prato, due tempi diciamo diversi, Andrea nel primo tempo la Carrarese diciamo che ha avuto qualche occasione, è stato bravo il portiere Garbinesi, nella ripresa la gara l'ha fatta più l'Arezzo, ma non è arrivata la rete della vittoria, mentre adesso ci fa vedere la regia della classifica, Siena tutto cuoio 14, Prato 13, Gubbio 12, Livorno Lucchese Arezzo 11, Carrarese 9, Pistoiese 8, Pontedera Lupa Roma 7, Viterbese 4, Olbia 3, una classifica molto corta perché tra l'Arezzo 7 e 11 punti il primo posto sono solo 3 punti, no? Sì, sì, come abbiamo seguito per tutto il campionato finora non ci sono squadre che ammazzeranno il campionato, quindi siamo in linea con i programmi, insomma è stata un sabato diciamo anche positivo sotto certi aspetti, perché insomma credo che così a mente mi sembra che è la prima volta che non prendiamo gol, quindi aspetta, sì. Ah, proprio tutto il campionato penso. Sì, credo, sì, esatto. Credo di sì, sì. Quindi insomma, è un motivo di crescita anche questo, perché fa sì che i ragazzi prendano consapevolezza che insomma le partite si può anche non prendere reti, insomma, quindi non è obbligatorio, diciamo. No, quindi insomma è un altro ulteriore passo, insomma. Hanno giocato nello stadio di Carrara, quindi insomma è stata una, secondo me, un passo, sì, sì, è stato secondo me un passo in avanti importante. Ecco, è una squadra questa che mi dà la sensazione di come dire che ancora non ha fatto vedere tutti i valori, diciamo tutto il proprio potenziale anche nelle partite in casa, magari riesce a fare delle belle reazioni, perché in casa spesso è andata sotto e poi è riuscita a ribaltare, addirittura a pareggiare col Siena recuperando 2 gol, però a volte ha quasi la bisogno, no, della scintilla per partire. Sì, sì, è una squadra che come imposta il mister è sicuramente propositiva, cerca sempre di giocare, quindi è sicuramente una squadra che pensa più a giocare che a difendersi, quindi ha sempre bisogno di giocatori, soprattutto negli esterni, brillanti in quel momento, quindi ripeto, noi siamo molto contenti di quello che per ora i ragazzi stanno facendo, ho detto, anche con tutte le difficoltà che ci sono anche insomma, per gli allenamenti, per i campi, insomma, per tutto quanto. Ma anche questa storia è abbastanza, forse non ne abbiamo parlato prima, se vuoi dopo anche con Artemio diciamo qualcosa, ecco la cosa che manca a livello di cittadino, c'è questo problema che riguarda anche altri sport, la mancanza del sì, c'è stato anche l'alluvione nei giorni scorsi, sì, che ha reso i campi, sì, un po' più difficoltosi, quindi però credo sia un po' il problema di tutte le squadre, sì, d'Italia, sì, anche può sembrare stato, ma anche al sud, sì, dove il tempo è quasi sempre buono, può capitare, quindi immaginiamo al nord tra freddo e alluvione, certo, i campi vanno comunque tutelati. E cioè, leggevamo oggi che l'Arezzo adesso la prima squadra andrà anche a Civitella, sta facendo un tour in tutta quasi la provincia perché non ci sono campi nel comune, no? In attesa che
le note strutture siano messe a disposizione. E ovviamente ne abbiamo parlato anche l'altra volta, no? L'obiettivo è magari portare anche qualche giocatore magari più avanti anche a disposizione di Sottili, no? Vediamo che anche in altre squadre accade, abbiamo visto il tutto cuoio per dire che purtroppo è eliminato l'Arezzo dalla Coppa, c'erano dei ragazzi, no? Della Berretti anche. Sì, sì. Dobbiamo anche pensare, insomma, che il livello della nostra squadra è un livello, insomma, per la categoria alto, quindi insomma già ragazzi che comunque quasi settimanalmente possono far parte delle sessioni di allenamento anche con la prima squadra, secondo noi è già questo motivo di grande soddisfazione e di crescita esponenziale per loro. Quindi insomma, certo, l'obiettivo di fine stagione magari è quello di qualche ragazzo magari riuscire a farle esordire, ma dobbiamo anche pensare, insomma, che la difficoltà è alta, insomma. Sì, sì, beh, certo, non è semplice calarsi. Certo. La richiesta è alta, insomma. Allora, vediamo gli allievi che hanno fatto una bella rimonta, vediamo intanto i risultati, anche perché è arrivata con una delle prime squadre del girone, il Modena, che è quarto in classifica. Modena che era andato in vantaggio 2-0 nel primo tempo, vitale, ancora vitale nel secondo tempo, e poi negli ultimi 17 minuti, anzi in due minuti è successo, poco, poi ce lo dite adesso, prima Boldrini l'1-2 e poi proprio Nocentini il 2-2, quindi insomma è stata una bella prova, no? Bella prova, finalmente anche oltre, no, perché le belle prove erano state diverse, insomma, sì. Anche domenica scorsa, benché avevamo finito con un 6-4, ma siamo stati per larghi tratti dominanti la partita, purtroppo il risultato non ci aveva dato ragione. Adesso questa settimana invece non dico che sia ribaltata, però insomma c'è stata una grande reazione contro forse, se non la migliore, una delle migliori squadre. Questo è un gruppo, il Modena, che l'anno scorso faceva parte del... giocava sotto con la Lega Pro, insomma. Quindi, insomma, era una preparazione ottimale, insomma, hanno ragazzi di grande valore. La squadra ha fatto bene, come ripeto, nelle ultime settimane aveva sempre fatto, questa volta c'è stato anche il risultato che ci ha dato ragione, quindi speriamo che sia l'inizio di un percorso anche di classifica, diciamo, dai, perché allora, se lo meritano. Sì. Classifica dove il Prato le ha vinte tutte a 24, poi Pontedera 18, Livorno 16, Modena 13, Gubbio 12, Lucchese 11, Viterbese 9 insieme alla Carrarese e al Siena, 8 tutto cuoio, e poi a 7 la Pistoiese e a 4 l'Arezzo. Allora andiamo a sentire un po' com'è andata questa partita, cominciamo da Matteo, giusto? Matteo Calussi, vieni pure in piedi così. Allora, una bella rimonta nel primo tempo, quindi il Modena, oltre questi due gol, aveva fatto meglio. Sì, ha, diciamo, giocato molto meglio, anche se non siamo stati da meno noi. Comunque si è riuscito a farsi prevalere di più in campo, ecco. E durante il secondo tempo ci siamo fatti più sentire, soprattutto dopo il primo gol siamo riusciti a prendere coraggio e a siglare anche il secondo gol, diciamo. E quindi... niente, è stata una partita comunque sia molto combattuta, diciamo, negli ultimi minuti, e sono contento comunque sia della prestazione sia mia che della squadra. Tu in che ruolo giochi? Io gioco mezzala. Mezzala, è stato sempre questo il tuo ruolo? Sì, sì, sono sempre stato centrocampo, dipende anche se era 2 o a 3, comunque sia mezzala, sì. Ecco, quando si va in questo caso è andati sotto di un gol nel primo tempo, che cosa scatta? Come si riesce a fare una rimonta così? In due minuti poi? È successo tutto in poco tempo, diciamo. Bisogna comunque sia crederci fino alla fine, e anche grazie a questo siamo riusciti, diciamo, per l'appunto a rimontare. E niente, bisogna crederci, senza mai, finché l'arbitro non fischia, giocare. Ecco, ci ha creduto sicuramente anche Carlo Alberto Nocentini, perché hai fatto, raccontaci questo gol. L'azione si svolgeva sulla sinistra, io ero sulla destra e cross nel mezzo, e Billy, che faceva l'esterno destro dalla mia parte, ha intercettato una palla, un rimpallo in mezzo all'area, la palla è spuntata sulla destra e ho tirato, ho incrociato e... hai fatto un gran gol.
Bel gol. Sì, sì. Tu sei un difensore, sì, poi. Sei un terzino, quindi ti capita spesso di fare gol? No. Quando capita, è capitato domenica e... L'hai messa dentro. Sì. Senti, una rimonta così vi dà coraggio per le prossime partite? Sì, ma diciamo che noi non abbiamo mai perso il coraggio, perché venivamo da comunque sia 5 sconfitte di fila e la squadra ha sempre comunque giocato molto bene tutte le partite, non senza mai arrendersi. Il risultato però non era quello lì, non era quello che volevamo e niente. Quindi insomma, però alla fine qualche soddisfazione arriva, perché sì, anche il 6-4 l'altra volta. Il 6-4 è stato, diciamo, ci sono stati molti errori, però siamo stati bravi perché è stata una partita tutta a rincorrersi, perché erano andati in vantaggio loro sull'1-0, poi 2-1 noi, 3-2 loro, 4-3 noi, e poi noi siamo un po', diciamo, hanno pareggiato e abbiamo un po' perso l'unione. Sì. Ora che giocate in casa un'altra volta, se non sì, sbaglio. Sì, giochiamo con il Gubbio. Gubbio, che, sì. È metà classifica, credo, più o meno. E non la prendiamo sicuramente sotto gamba, anche perché non sono in questo campionato a prendere punte sotto gamba. E partita difficile come tutte le altre. E voi avete vinto col Siena, se non sbaglio. Abbiamo vinto sì. col Siena la seconda di campionato, sì, quella è, in casa. È una soddisfazione. Sì, è una soddisfazione anche perché è un derby, diciamo... tra Arezzo e Siena, sempre sei molto sentito e è andata bene. Ok, grazie. E quindi ci mancano i giovanissimi, adesso ti dico sì. qualcosa e per concludere questa nostra rassegna. Allora vediamo cosa è successo anche qui, stesso avversario come sempre, sì. Perché i calendari sono identici. In questo caso invece ha vinto il Modena 1-0, passato in vantaggio al 16° del primo tempo, per il risultato che non è più cambiato, nonostante alcune occasioni che l'Arezzo ha avuto per tentare di pareggiare questa gara. Per il resto Livorno batte Carrarese 1-0, Siena Prato 4-2, poi Lucchese Viterbese 1-0, Gubbio tutto poi 1-1 in classifica. Qui è il Modena in testa 21 proprio, Livorno 18, Prato 15, Carrarese 13, tutto poi Gubbio 12, Arezzo 11, Lucchese Pistoiese 9, Siena 8, Viterbese 7 e Pontenera 1. Giovanissimi quindi che alla fine hanno perso con la capolista. Sì, no, hanno perso, diciamo, è stata una sconfitta dignitosa. Loro sicuramente per quello che ho visto io, sicuramente la migliore squadra che ho visto. È una squadra brillante, non fisicamente prestante, quindi tutti veloci, rapidi, che giocano molto bene a calcio. Però, nonostante questo, cioè, hanno fatto un gran gol. Un'azione, una ripartenza veramente, veramente fatta bene, però nonostante questo ci siamo presentati 4 o 5 volte davanti al portiere, proprio ha tirato un giocatore che ha tirato contro il portiere, quindi potevamo sicuramente per le occasioni pareggiare e non avremmo sicuramente rubato nulla. Ripeto, questi ragazzi hanno dimostrato ancora una volta, anche con forse la più forte, che se la possono giocare con tutti a viso aperto e con ottime possibilità. Beh, ovviamente continueremo a seguire il vostro cammino. Questa saponeria invece che il prossimo avversario della Arezzo, che sarebbe il Pescara poi, all'ultimo posto, a leggere i numeri potrebbe essere l'occasione, no, per vincere, anche se immagino che non sia cosa anche per loro, penso anche che per stia, loro, anche sì. loro penso che stiano dicendo l'Arezzo ha solo 2 punti e l'occasione per vincere. Loro come noi sono una neopromossa, quindi stanno avendo le stesse nostre difficoltà del salto di categoria che c'è tra un campionato regionale e un campionato nazionale. È una di quelle gare in cui non si possono fare pronostici, tra l'altro il calendario vuole che sia una giornata ricca di scontri diretti, giocano anche contro il Gordige e la Virtus Padova, quindi le altre due squadre che lottano per non retrocedere, e in testa c'è pure lo scontro tra prima e seconda, quindi una giornata molto particolare, ogni squadra penserà a questi li possiamo battere, sicuramente lo stanno pensando pure loro, io mi auguro che loro la prendono alla leggera, la pensino un po' troppo così e per noi sarà più facile.
Sarebbe una bella iniezione, no? Sicuramente. Per prendere il via. Prima vittoria stagionale vorrebbe dire tanto per la squadra, considerando che poi la prossima domenica ci sarà il Marconi in casa, quindi un altro incontro difficile per l'Arezzo, quindi che deve sicuramente cercare di portarsi a casa il bottino pieno domenica. Bene, io vi ringrazio di essere stati con noi. Grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana, come sempre, per fare il punto su tutti questi campionati. Buona serata.